Sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta, sei forte, papà, stringendosi un po'. Stefano Liberato è venuto direttamente a trovarci da Giulianova. Pensate che viaggio ha fatto, perché comunque lui non vede da 8 anni il figlio e adesso ci racconterà quello che è accaduto. Stefano. Ecco, farò un racconto succinto. Io non godo in pratica attualmente di nessun diritto di visita, benché la mia ex moglie è andata via nel 4 novembre 2006 con l'inganno, dicendo che sarebbe tornata dopo 3 settimane. Con il mio consenso naturalmente, ma poi non è più tornata. È partita la prima denuncia nel gennaio 2007, ma da allora è stato incardinato anche male il processo, è stato provvisoriamente affidato il bambino alla madre, ma dando un largo diritto di visita a me nel provvedimento provvisorio. Detto in breve, il provvedimento provvisorio non ce l'hanno riconosciuto, infatti io sono venuto anche qui a protestare 2 anni fa qui in Parlamento per chiedere l'aiuto delle forze per eseguire il provvedimento provvisorio che stabiliva che potevo dormire già nelle ore notturne con Alexander quando aveva benissimo 1 anno, quindi adesso ha 6 anni mio figlio e attualmente, come ripeto, mi trovo in questa situazione di stallo dove è uscita adesso una sentenza finalmente parziale dove ha dato tutta la colpa della fine del matrimonio alla mia ex moglie e purtroppo mi tocca anche segnalare una situazione strana perché la mia ex moglie, vedendo che rischiava l'affidamento, ha pensato bene di adire il tribunale di Bucarest per il divorzio, quindi benché la causa è qui. Quindi fra l'altro io ho chiesto la cancellazione di questa sentenza per incompetenza di tribunale, perché la convivenza, come dice l'articolo CE, è venuta qui in Italia. Tutto questo sta facendo per ritardarmi un diritto di visita. All'ambasciatore romeno che si adoperi affinché sia i giudici comunque incaricati della cancellazione della sentenza di divorzio che hanno adesso accolto l'appello, quindi c'è una situazione comunque in contraddizione, per cui io sarò costretto poi ad andare addirittura in Europa perché ci sono 2 sentenze presto tra i 2 stati, quindi chiedo la Romania, dovrò pagare poi una bella somma e rimetterà anche l'immagine, per che cosa? Per una donna semplicemente che mi vuole ritardare un diritto di visita che ci sarà. E poi la seconda cosa, gli assistenti sociali che adesso andrò tra 2 settimane a Bucarest, che collaborino perché la madre non mi lascia stare neanche nelle ore diurne col bambino, mi intralcia sempre il rapporto con mio figlio, e che facciano una relazione come ha chiesto il giudice italiano per l'affidamento, faccio una relazione corretta, perché mi è ritornata l'ultima situazione aberrante qui, proprio dove c'è scritto di una ispettore specialista di passarmi il bambino attraverso di loro, qui l'ho sottolineato, mi ha scritto che il bambino gode dei diritti previsti dalla legislazione in vigore, ma stiamo scherzando, quale legislazione in vigore? Il bambino non vive il padre neanche per telefono, come vi ho dimostrato, vi ho mandato tutti i filmini che non me lo passa il bambino o che mi chiude il telefono. Quindi questo è l'appello importante che io rivolgo agli assistenti sociali, correttezza nel fare un verbale, perché io non mi fermerò qui per se stessa. Anche perché altrimenti qui poi il bambino cresce già 8 anni e dirà: ma come si chiama mio padre? Anna, vieni qua, vieni. Secondo te, fa un appello un po' che sto signore non riesce più a vedere il figlio d'otto. Ma io dico una cosa, ma chi ve lo fa fanno a bappiasse straniere che vengono qua per passare sposa e poi vanno i soldi? È innamorato! Sono innamorata, ma piazza in italiana, che almeno a chiappi dove si trovava a chiappare, laggiù dove va, in Bulgaria? In Romania. In Romania. Quelli sono... te tagliano la capoccia. Vabbè. Io a me non mi fermerà nessuno per l'amore di mio figlio. Ma per tuo figlio devi lottare, perché il figlio. Ti ho visto pure da Mara. 2 anni fa sono stato con Tamara. Sì, sì. Che te vedo io. Vedi tutti, Anna, Io so con tutti. Ma questo sempre in me. Ma sa papera. E un figlio nascerà. Di colpo la tua vita cambierà. L'aiuterai nel suo confuso cammino.
della controparte. Ma non potrai cambiare il suo destino. Crescerà, crescerà, e poi da grande si innamorerà. Camminerà da solo la sua storia e chiede a Dio soltanto un po' di gloria.